Gentili telespettatori, buona giornata. Enrico Mentana demolisce la sinistra, come fa a suo modo. Perché? Dice, ma voi sapete chi sono i migliori alleati del generale Vannacci? Perché Mentana non è propriamente favorevole. Diciamo che Mentana non condivide le opinioni del generale Vannacci, ma Mentana non impedirebbe al generale Vannacci di esprimere le opinioni che lui non condivide. E lo dice chiaramente in questo modo. Mentana, direttore del TG, e parla dei buonisti. Guardate che i buonisti non sono quelli che fanno i buoni o che si sentono buoni. Il buonista è un finto buono che utilizza con ipocrisia la tecnica di sembrare buono, ma è tutt'altro che buono, è proprio cattivo. Quindi i buonisti sono dei cattivi nascosti sotto il mantello dell'invisibilità del finto essere buoni. E così il direttore del TG La 7, questi buonisti, questi finti buoni, perché ricordatevi, il buonista è un finto buono, Questi buonisti, dice Mentana, sono degli ultras. Quindi il politicamente corretto, la dittatura del politicamente corretto, è sostenuto dagli ultras buonisti. Cioè sono degli ipocriti, grandissimi ipocriti, che pensano magari le peggiori cose che voi possiate immaginare, che però loro non dicono in pubblico, anzi, sono dei buonisti, cioè fanno finta di essere buoni. Un po' come quelli che vanno a leggere in chiesa, qualcuno che io ho conosciuto nella mia vita che va a leggere in chiesa e poi però sapevo esattamente che in privato diceva le peggiori cose di questa terra, però la domenica leggeva in chiesa, no? In piedi, secondo il Vangelo, secondo Marco, Gaudet Mater Ecclesiae. Quindi, il buonista è un ipocrita, finto buono, che in realtà è una persona poco simpatizzante della democrazia, un ultras del politicamente corretto. Cioè, sono quelli che censurano Polanski, Woody Allen, Luc Besson, di presentare il loro film alla Mostra di Venezia. Sono quelli che vogliono e tolgono le statue di Cristoforo Colombo in giro per il mondo. Sono quelli della cultura della cancellazione. Sono quelli che vogliono cancellare la storia del mondo per far vedere solo gli ultimi 5 anni di storia. Tra virgolette, guardate che cancellare la storia è pericolosissimo, perché se l'uomo non riesce a comprendere gli errori fatti nel passato, li ricommette. Già l'uomo è portato a rifare gli stessi errori anche se li conosce. Figuratevi se glieli vogliamo cancellare per forza con la cultura della cancellazione, siamo belli che fregati, Quindi, tutti questi adepti del politicamente corretto che ci vogliono far vedere un mondo buono dove siamo tutti uguali, ma che non è così. Quindi i falsoni del politicamente corretto che dicono tu la tua opinione la puoi dire solo se è quella che io considero giusta. Se la tua opinione, anche se non offende nessuno, io la reputo sbagliata, tu non la puoi dire. E se ti azzardi a dirla, io farò di tutto per farti perdere il lavoro, per farti mettere ai margini della società. Ma attenzione, come dice Mentana, le prerogative della soppressione delle libertà di espressione e di opinione sono proprio quelle delle dittature. In una democrazia tu dici, hai detto un'opinione che non mi piace, io farò pressioni per farti perdere il lavoro. Ma attenzione che da quella democrazia dove tu, buonista, cerchi di far perdere il lavoro a uno che non ha la tua stessa opinione,
Poi il passo è breve, che finisce la democrazia e si entra nella dittatura, dove quello stesso buonista nella dittatura ti manda in galera se dici un'opinione che non è quella del regime, o sparisci. Non so se avete visto nel mondo i famosi oppositori, ergastolo, spariti, non c'è più traccia, poi dopo 5 anni appaiono di nuovo in una foto, poi spariscono. Ecco, quindi Mentana svela proprio le contraddizioni di chi si batte per la libertà di espressione o dice di battersi per la libertà di espressione e poi però vuole toglierla a chi non la pensa come loro. La storia, le arti visive, la letteratura si occultavano e camuffavano a fini politici nei regimi totalitari che l'Europa ha visto nel Novecento. Il regime in Germania, il regime totalitario in Italia, il regime in Spagna. Questo è il punto. Si battono per la libertà di espressione, ma vogliono toglierla a chi non la pensa come loro. E questo succedeva nei regimi totalitari del Novecento. Quindi non c'è propriamente da avere paura del governo Meloni, c'è da avere paura della sinistra, del politicamente corretto, della cultura della cancellazione, dove delle minoranze vogliono impadronirsi con un pensiero unico che ti impedisca di dare la tua opinione, che te lo impedisca, non che tu dai la tua opinione ma non viene criticata, no, tu non la devi dire la tua opinione, non la puoi dire, perché in democrazia per adesso ti faccio solo perdere il lavoro. Ma se entriamo in una dittatura io ti faccio arrestare dalla polizia politica, perché poi i dittatori si avvalgono della polizia politica, dei reati che il dittatore considera contro di lui, contro il suo pensiero, contro la sua compagine, contro il suo partito unico. Ecco, insomma, Mentana dice quello che io vi dico da sempre. Mentana è una persona intelligente. Va bene. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti, grazie per avermi ascoltato, per seguirmi e ci vediamo tra quintana, setta, parlo come il Conte Mascettino, quanto si ferma? Quintana, setta, arrivederci a tutti e grazie.